Buonasera cari amici di Dopo Cena, benvenuti a questo appuntamento che come di consueto vi propone anche storie empatiche, storie di vita ed è il caso di questa sera. Naturalmente insomma, è diverso tempo che io rincorro la persona che è qui nei divani e che programmiamo questa puntata, perché è una puntata dove si parlerà di un aspetto della nostra vita quotidiana che tocchiamo con mano, se non personalmente anche di vista, e la persona che è qui sui divani è un insomma, infermiere soccorritore del 118. Lo salutiamo subito. Buonasera, Sandro buonasera. Mangia Cristiani, buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Lui vola, è uno di quelli che fa parte degli equipaggi che compongono l'elisoccorso dell'Umberto I di Ancona e vola su Icaro 01 e Icaro 02. Quindi è insomma, un angelo dal cielo, perché quando entrano in campo loro è emergenza vera e sono casi particolarmente importanti, quindi quando arrivano dal cielo per dare una mano a chi in quel momento si trova in gravi condizioni. Io sono particolarmente anche emozionato e toccato da questo incontro, perché Sandro impersonifica colui che in momenti in cui la nostra vita attraversa un momento particolare, un momento brutto, un momento di grande travaglio, arriva cercando di strappare, perché insomma è il caso di dire il più delle volte, le persone alla morte o a gravi conseguenze. Voi col vostro intervento così rapido, così professionale, avete reso la vita di tante persone una vita migliore da quella che poteva poi certamente essere. Certamente. Sandro è uno anche che ha scritto due libri, ha raccontato la sua vita, la sua esperienza, naturalmente parleremo anche di questo. Queste due pubblicazioni poi sono pubblicazioni a fin di bene, dopo capiremo il perché. Però insomma, per far capire la persona, come sempre noi facciamo qui in questi studi, partiamo dall'esperienza personale. Sandro, tu inizi quando ancora l'elisoccorso non esisteva, non esisteva. Si parla, l'emergenza era una cosa ancora un po' così, no? Più o meno si sapeva che cos'era, ma insomma, tu hai vissuto gli albori. Era in incubazione ancora. Era in incubazione. Sì, e basta soltanto dire questo, che ho iniziato nel 1978, il 2 novembre, e iniziai l'emergenza proprio in rianimazione, e tanto per dire quell'epoca come andava, mi congedavo dal militare, avevo fatto il marinaio, ricordo che c'erano 50 posti liberi come infermiere e ci presentammo soltanto in 3 infermieri per dare il concorso. Venivo dal militare, non mi ero preparato e feci una magra figura al concorso. Poi la cosa più assurda è che arrivai prima, allora mi sono detto, ma gli altri che cosa hanno detto? Che cosa hanno detto? Ma poi la cosa più assurda forse è che quando mi presentai all'ufficio turni mi chiesero se avevo una preferenza di qualche reparto e non ne avevo. Dato che dovevo iniziare il 2 novembre, giorno dei morti, disse: sta a sentire Mangia Cristiani, un po' il nome, un po' il giorno che entri, vai in rianimazione. Ecco. E in realtà mi ha segnato la mia vita, il mio destino. Io mi trovai benissimo in rianimazione, era un lavoro particolarissimo. E a quei tempi c'era soltanto nelle Marche una sola rianimazione, dove riuscivamo a coprire per traumi, politraumi, tutte le Marche, spesso venivano pazienti anche dall'Abruzzo e del Molise. E l'emergenza allora era totalmente diversa da adesso, l'emergenza era portata avanti dai soccorritori volontari, a quell'epoca si tendeva molto non a stabilizzare il paziente sulla strada perché non c'erano professionisti, ma nonostante tutti i soccorritori diligentemente molto bravi e con tutte le accortezze riuscivano a trasportare in brevissimo tempo i pazienti presso i pronti soccorsi. Io che lavoravo in rianimazione, loro capivano la gravità della persona ferita e venivano direttamente in rianimazione. Io lavoravo a quel tempo con tanti anestesisti e rianimatori e lì io imparai l'emergenza, un'emergenza che consistia nell'incanulare
una vena, l'emergenza nell'aiutare l'intubazione tracheale del paziente ferito, aiutare nel saturare ferite e tutte quelle procedure di salvavita che oggi invece partiamo, non aspettiamo il paziente in rianimazione o al pronto soccorso, ma andiamo direttamente su strada. È ovvio, c'ha sempre un senso, noi andiamo in strada, ma è importante anche la vicinanza o la lontananza di un ospedale o un pronto soccorso, perché se arriviamo a 5 minuti da un ospedale, giustamente a quel punto valutiamo più che conviene portare e fare l'emergenza in un ospedale e poi successivamente fare il trasporto. L'emergenza è cambiata totalmente, tanto per dire una cosa, l'elicottero è nato nelle Marche prima del 118, il dottor Romagnoli, presidente della Croce Gialla, che oggi non ce l'abbiamo più, lui appassionato di emergenza, fece un viaggio in California, dal suo hotel vide il primo elisoccorso americano che andava avanti e indietro e faceva queste urgenze, se ne innamorò immediatamente ed ebbe l'idea di far sì che le Marche avesse il suo elicottero con l'aiuto allora del signor Merloni. E infatti Ancona è stata la terza città, le Marche, la terza regione d'Italia a avere l'elisoccorso. Ma pensate un po' voi, mettere in piedi un elisoccorso, soccorrere persone quando non c'era un 118, non c'era nulla, siamo dovuti partire da zero. Da zero. Allora, per prima cosa, tramite l'aiuto della Polizia Stradale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, abbiamo cominciato a stilare i primi protocolli di gravità di pazienti. Loro ci dissero che se c'erano ustioni era grave e giustamente era comprensibile. Su un incidente stradale extraurbano, dove la velocità in quei casi è notevole, l'incidente era sempre grave e devastante. Lo stesso su un precipitato. E noi abbiamo stilato i primi protocolli che tuttora sono validi. L'elicottero nelle Marche, l'elicottero, il 118 ad Ancona, nacque nel 1996, il primo febbraio, e tra l'altro abbiamo fatto 20 anni questi giorni. Però noi per 9 anni abbiamo fatto sempre il massimo, l'emergenza su strada. Certo che non era come oggi che il 95% dei casi sono primari e soltanto un 5% secondari, ma allora diciamo che erano un 80% trasporti secondari e un 20-30% trasporti primari. Io la mia esperienza soprattutto l'ho vissuta in rianimazione, dove sono stato dal 78 al 98, quindi 20 anni. Però ebbi la possibilità, proprio come infermiere di emergenza, di essere stato selezionato da allora il dottor Romagnoli e iniziai il 23 agosto dell'87, ininterrottamente fino ad oggi, sull'elisoccorso. Quindi sono 28 anni. 28 anni di elisoccorso. 28 anni di elisoccorso e soprattutto la cosa più bella che sempre... Passano gli anni, mi innamoro sempre di più di questo servizio perché veramente ho visto dal nulla uscire fuori un qualcosa di magnifico, una creazione quasi, una creazione talmente grande dove potrebbe andare a pari passo con quello che Dio ha creato e che noi continuiamo a mantenere la vita umana. Insomma, avete capito insomma, di che pasta è fatta Sandro, è una persona anche di una profonda insomma, fede che porta avanti come suo insomma, supporto nei momenti un po' particolari. Però ecco, ha vissuto gli albori, siete stati dei pionieri, voi sì, degli apripista di questa tipologia di intervento sul ferito. Racconterò poi brevemente una storia che troverete sul libro, tanto per far capire com'era l'emergenza nei primi anni Ottanta. Che era sicuramente ben altra cosa. Sì, sì, sì. Ben altra cosa. Dopo parliamo anche dei contenuti del libro, però insomma gli episodi che sono presenti nel libro, un paio voglio che tu ce li racconti. In particolare ce n'è uno che io conosco, so, che è stato insomma, un discriminante nella tua vita tra un momento che hai passato insomma, in cui te la sei
vista brutta, venivi fuori da una brutta esperienza, sì, e ti sei fermato un attimo. Sì, perché? Sì. Lì capitò questo, ero giovane, avevo già una notevole esperienza di emergenza, però vivevo l'emergenza totalmente diversa da quello che sono oggi. Ero molto più spigliato e forse molto più spensierato allora. Mi piaceva volare, amavo il mio lavoro, ma capitò un giorno un'emergenza talmente drammatica per me che mi lasciò il segno per tutta la vita, e oggi lo dico con piacere, quell'emergenza poi è stata positiva. Infatti ho scritto un racconto nell'altro libro proprio di questa emergenza, dove ho dedicato interamente a questo povero bambino. Ricordo che era ormai scaduto l'effemeridi del servizio. In un paesino vicino ad Ancona ci chiamarono perché sembrava che un bambino era caduto con la bici e un freno gli avesse bucato la guancia. Partimmo, mi ricordo, ma quando arrivai lì sul posto, già dall'alto, vidi e capì che il bambino in realtà era ben diversa la situazione. Sembrava che lui fosse caduto da un piccolo dirupo, una sgreppata, con la biciclettina, dove il destino volle che sotto ci fossero delle abitazioni con dei cancelli, e questo bambino ci si trafisse, ci cadde sopra col viso. Io quando arrivai ricordo che atterrammo lì al campo sportivo, ringraziai Dio che già era arrivata l'ambulanza con l'infermiere, già avevano incannolato medico e infermiere una vena, l'avevo stabilizzato, erano arrivati i vigili del fuoco, quindi per noi era un'emergenza semplice, e forse io lì per la prima volta ero un pochino più rilassato perché non facevo l'emergenza ma solo il trasporto. Ma quando vidi il bambino, piccolo, 7 anni, e soprattutto quando l'elicottero partì, io gli strinsi la mano, gli misi il saturimetro, cercai di percepire la sua sensibilità, ma gli occhi mi andarono su quel viso, minuto. Aveva gli stessi occhi di mio figlio, mi mancava gli stessi dentini di mio figlio, aveva la stessa età di mio figlio. E in quel breve tratto, 5 minuti di volo, capitò che io mi concentrai con tutto me stesso su quel povero piccolo che mi segnò per tutta la vita. In realtà erano già le 8, con la sera, alle 20, accompagnai il bambino al pronto soccorso. Noi avevamo terminato, potevo andare via, ma io non me la sentii da smettere il servizio. Lo seguì per tutte le cure diagnostiche al pronto soccorso, lo seguì in sala operatoria e finalmente lo trasportammo alla rianimazione. Soltanto a quel punto io mi resi conto che era tardissimo, era quasi mezzanotte, non avevo avvisato la famiglia, non c'erano i cellulari. Ma successivamente, nel pensare che mio figlio l'avrei trovato a letto in quel momento, feci quasi involontariamente un sorriso compiaciuto che lui si trovava in un posto tranquillo, era salvo. E non avevo capito in realtà cosa mi aveva l'emozione giocata in quel momento. Ero felice da trovare mio figlio sul letto, ma rendendomi conto del mio gesto egoistico, scoppiai a piangere. Addirittura, io abito a Osimo, ricordo che piansi tutto il tragitto, da Torrette fino ad Osimo. Piansi come se quel bambino che io avevo trasportato non fosse più un bambino, ma fosse mio figlio. Quell'emozione fu talmente grande che a casa andai a vedere mio figlio dormiva e raccontai a mia moglie perché avevo ritardato. Cercai di uscire di nuovo per prendere aria perché non riuscivo ad andare a letto. Feci tardi, le 3, le 4, e poi il giorno dopo ripartii tranquillamente per il lavoro. E sembrava tutto finito, perché come capita a noi soccorritori, l'emergenza, il codice rosso, non è mai più quello che noi abbiamo conosciuto, che abbiamo risolto. Ma in realtà il soccorso più importante è quello nuovo, il nuovo codice rosso. E così pensavo che anche questa volta, 2 o 3 giorni di calma,
fino a che poi un mattino si dovette partire. Quando il pilota mise in moto l'elisoccorso e l'elicottero, per la prima volta mi capitò una cosa terribile che io non conoscevo: paura, ansia, un'ansia talmente grande che io cominciai a pensare: adesso che soccorro, ma che cosa andrò a vedere, cosa capiterà adesso? Improvvisamente mi sono risentito tutto il peso di quel povero piccolo che ho riportato in rianimazione. Grazie a Dio il servizio fu annullato perché l'elicottero non servì, ma io da lì a testa bassa scesi da quell'elicottero e capii che non ero più in grado di poter affrontare un'urgenza, dato che ancora io stavo in rianimazione e c'era anche l'elisoccorso. Io decisi da non frequentare più i turni in elisoccorso, ma bensì da fare soltanto la rianimazione. Ma in realtà mi accorgevo giorno dopo giorno che la rianimazione senza l'emergenza, come avevo iniziato a viverla, non c'aveva quel giusto significato per me. E infatti pensavo addirittura da cambiare lavoro o andare in oculistica. No, per carità, o in dermatologia, sì, da cambiare proprio cambiare totalmente. Poi finalmente arrivarono le ferie, io, mia moglie e mio figlio andammo al sud in vacanza, erano già 6-7 giorni felici, che pensavo alle vacanze, mi godevo mio figlio, la famiglia, e mi stavo rilassando. E proprio tra uno spostamento da una zona balneare a un'altra ci imbattemmo in un incidente stradale. Un'auto era andata a finire sotto a un camion. Io ero abbastanza distante e immaginavo la scena, ma ero impietrito al volante, bloccato, incapace di qualsiasi reazione in quel momento, e aspettavo come tanti l'ambulanza che arrivassero. E ancora non c'era neanche il 118 là in quel posto. E finalmente, quando arrivai all'ambulanza, feci un sospiro di sollievo, ma le cose andavano alle lunghe, si erano create delle file incredibili e io me ne stavo sempre fermo, anzi sudavo freddo. A un certo punto ti t'ha sbloccato, si usava la tavola, si usava il cucchiaio col tempo. Vedevo da distante questo cucchiaio che si alzava, si abbassava. Mia moglie fa: ma che fanno? Ma tanto aspetto, ma va a vedere. Va a vedere che succede, va a vedere. Non era facile scendere dall'auto, fare la strada, avvicinarsi a un incidente. E cosa avrei visto? Con tanto coraggio mi incamminai. Tua moglie ti ha dato lo sì, sprono. Sì, mi ha dato un po' quello la sprono. La scossa. Camminai e quando vidi che questa macchina, i vigili del fuoco ancora non erano arrivati, era ormai sventrata per il colpo che aveva subito. Un ragazzo era riuscito a uscire fuori, non era malandato, ma l'altro, che era ancora incastrato in una posizione scomoda, mi chiese aiuto. E io con l'aiuto mi sono qualificato come non più infermiere, ma infermiere di elisoccorso. Seguite con me quello che dobbiamo fare, come mettere. Ho preso in mano la situazione. Ma ha tirato fuori una cosa che tuttora non ho mai riposto. E riuscì a fare quell'emergenza. Riusciamo a tirarlo fuori con l'aiuto del cucchiaio. E mettemmo il collare cervicale, presi quei parametri vitali, incannolai la vena, andava bene, non era poi così grave, il Signore, il Dio, ci ha messo un aiutino, e diedi la destinazione, pronto soccorso più vicino. Via. E solo in quel momento mi svegliai al centro della strada con le macchine che avevano ripreso il loro transito, io quasi ignaro al centro, non ero un vigile, non pensavi mi più, sfioravano. Però ero troppo contento e felice di aver vinto quel momento terribile. Quel blocco mi aveva durato quasi 5 mesi, ma ora ero consapevole di essere ritornato. Quel racconto, che tra l'altro ho scritto, lo dedicai a quel bambino, e soprattutto un ringraziamento a quel bambino
che lui non c'era più, ma che mi ha dato la forza ora di capire che io in realtà non c'avevo soltanto la spigliatezza di essere un ragazzo, di essere giovane, di vivere la vita, ma la consapevolezza di eseguire un'urgenza, essere opera di qualcuno superiore a noi e far sì che noi, io, riuscissi sempre a essere concentrato per quell'emergenza e far sì che ancora una volta la vita fosse di nuovo un fiore, una primavera, un qualcosa che ricordava quello che è la bellezza della vita. E infatti tuttora quell'episodio mi marcò, ma nello stesso tempo mi diede una sicurezza in più, la sicurezza che fare il soccorso sì, è importante lo studio, l'emergenza, ma purtroppo spesso quelle emozioni più dure che ci lasciano veramente delle rughe profonde nel cuore e ci dà un qualcosa di più per fare l'emergenza. E da allora non ho più smesso, neanche un giorno. E sei di nuovo tornato? E sono ritornato. Sandro, ti senti uno strumento nelle mani di qualcuno per dare una mano? Ti senti questa cosa? Sì. E in questo lavoro mi sento uno strumento di qualcuno, anzi vi dirò di più. Parto dal giorno che partì il secondo elicottero. Il secondo elicottero, dotato di varicello, partì il 12 ottobre del 2009. Ecco, vediamo qua l'elico con il sì, baricello. È dotato di varicello, che consiste in un cavo d'acciaio da farci scendere nei posti più ostili, ma se serve, se una medicalizzata o una casa è talmente distante da un pronto soccorso o un'ambulanza è talmente distante, noi possiamo... Qui sorrido, ma era un'esercitazione, ecco, perché se no non ci va durante l'urgenza da sorridere. Esatto. Ok? Ci dà la possibilità con una vericellata da poter scendere anche in un cortile di casa, anche in una piazza, anche in spiaggia, da tutte le parti. Può. Comunque volevo ricordare quella partenza perché quel giorno io già erano 22 anni che volavo, ora sono 28, avevo l'emozione di essere l'unico infermiere rimasto che era partito, e medici compresi, quel lontano 87. Quindi avevo già fatto e scritto il libro, ma non sapevo ancora a chi darlo, a chi donarlo questo libro. Però ero speranzoso, sempre con quella cosa che uno dice, forse c'è qualcosa al di sopra di quello che fai nel tuo destino. E infatti dico, scommetto che ci avrò una sorpresa questa mattina. Partì da Osimo, riuscì da Santa Maria Nova scendendo verso Jesi, vedere un panorama bellissimo, che dall'alto il panorama scollinare e montano è un po' come l'elicottero. E quando arrivai si partì con questo nuovo elicottero, Icaro 02 con la base a Fabriano. E facemmo quel giorno, si fece un servizio tranquillo, un secondario a Urbino, nel primo pomeriggio un brutto incidente dove un tempo pessimo, brutto, una perturbazione incredibile, addirittura se fu anche una tromba d'aria, l'elicottero si decollò quel giorno, riuscimmo ad arrivare in prossimità di Genga, sapevamo che una ragazza era stata proiettata dall'auto, vuoi il tempo, vuoi che ancora non era partito il vericello, non eravamo ancora istruiti per vericellarci, dopo 2 mesi partire. Noi riuscimmo a atterrare in prossimità ma abbastanza distante, sotto la pioggia ci incamminammo di corsa per raggiungere il luogo dell'incidente, fortunatamente era già arrivata l'ambulanza dei soccorritori dell'automedica di Jesi, quindi noi nonostante tutti bagnati, io e il medico, trovammo la ragazza all'interno dell'ambulanza. Era grave, il medico mi ordinò che la intubavamo subito, infatti io mentre aiutavo nell'intubazione vidi, il caso volle, che il medico che salì in quel 118, in quell'ambulanza, lui era anche un radiologo, non lasciò il suo ecografo portatile di lavoro in macchina ma la mise dentro l'ambulanza, e una volta che aveva questo ecografo in ambulanza, mentre noi intubavamo questa ragazza, lui fece un ecaddome.
Io intubavo questa ragazza, ma guardavo a lui, dico, oddio che bello. Cioè, se abbiamo subito un ecoaddome sappiamo se c'è una rottura interna di organi, di qualcosa. E infatti c'era una rottura interna, un trauma addominale. Visto la distanza dell'elicottero, visto il pessimo tempo, si preferì andare immediatamente al pronto soccorso di Esi, ospedale più vicino, per far sì che la ragazza fosse immediatamente operata per una rottura interna. E si avvisò la centrale operativa, che diede tutte le disposizioni al pronto soccorso. Appena arrivati, la ragazza andò al pronto in sala operatoria. Noi rientrammo con un'ambulanza e lì, anche lì, il codice rosso era finito e la ragazza era salva. Ma il giorno successivo, io ero poi a Torrette, il medico che era con me mi chiamò, mi dice: Sandro, vieni in rianimazione, c'è una sorpresa. Io, dai, che una sorpresa. E trovai quella ragazza sveglia, c'aveva la fascia, era stata operata, mi strinse la mano, era cosciente, era viva. Allora ho detto, oddio, 22 anni senza un elicottero, ma qui serve con questo mio libro un ecografo portatile da allestire. Siamo stati i primi in Italia, l'abbiamo allestito. E poi c'è da dire un passo indietro, innanzitutto che questo mio libro è stato sponsorizzato dalla Fondazione Ospedali Riuniti, perché io altrimenti non ci sarei mai riuscito. E capitò che c'era un convegno per i 20 anni di elisoccorso, Riccardo Sestilli, direttore e responsabile delle centrali operative della Regione Marche, e allora anche dell'elicottero. In questo convegno mi dice: Sandro, sono 20 anni che fai parte del servizio di elisoccorso, chi meglio più di te? Proviamo a fare un convegno diverso del solito. Tu vieni e racconti 3-4 racconti narrati, una narrazione dei racconti più belli. E infatti io alla fine feci questo intervento raccontando 3-4 episodi, ma la cosa che mi meravigliò, dopo il primo racconto io raccontai le emozioni, l'emergenza, un soccorso bellissimo che era anche nell'altro libro, dove piacque tantissimo. Però ormai era tardi e dovevano chiudere l'università. E le persone addirittura dice: no, ne vogliamo sentire un altro. E io ne feci un altro e due. Bisogna chiudere i custodi. Quindi eravate un po'... Era fuori orario. Alla fine tutti e quattro me lo fecero raccontare e fu un successone. Io soltanto dopo pensai che avevo tanti racconti in realtà, però che non ricordavo più bene. E mi sarebbe piaciuto raccontarli. E fu proprio mia madre, che non c'è più, che ricordò tutte le cose che io gli raccontavo da ragazzo. Io smontavo dal lavoro, lei mi aspettava a pranzo e mi chiedeva sempre quello che ho fatto, la cronaca in diretta, e io raccontavo tutti gli episodi e fu proprio lei che mi ricordò tutto quello che io avevo cancellato. E uscì fuori questo libro che inizialmente io ebbi subito l'idea da darlo in beneficenza, ma una casa editrice non mi piacque che avrebbe dato un piccolo guadagno a me e il libro costava un'altra certa cifra. Pensai, da pochi mesi all'interno dell'azienda Ospedali Riuniti, era nata la Fondazione Ospedali Riuniti, che è il nostro vecchio manager, che non c'è più, ci ha lasciato il signor Tosolini, non c'è più, ma 6 mesi prima di morire ebbe l'idea di creare la Fondazione Ospedali Riuniti. Mi presentai alla direttrice allora, la dottoressa Nadia Storti, l'idea di questo mio libro, di darlo in beneficenza e se me lo potevano sponsorizzare. Ma come? Ma sì, tramite spettacolo. Ecco qua che infermieri, radiologi, medici, barellieri, personale dell'azienda Ospedali Riuniti, che da giovani sapevano suonare e fare spettacoli, mi organizzarono un teatro, uno spettacolo. E grazie a quello spettacolo ci è stato sponsorizzati i miei primi 1000 libri. Da quei 1000 primi libri abbiamo fatto altre 6 ristampe.
cosa meravigliosa quando io mi trovai 1000 libri, impaurì perché erano tanti. E adesso chi li vendeva? Anche lì dico, mamma mia, se il Signore non mi aiuta. Ebbe l'idea, la Croce Verde di Castelfidardo, di dirmi, Sandro, vieni da noi. Dico, aspettate, vi faccio leggere il libro. No, ci fidiamo, vieni e organizziamo una serata. Fu un successone. Mi ricordo che quella sera era piena la città di Castelfidardo di manifesti, perché c'erano le elezioni. C'erano le elezioni e le votazioni, però c'era un manifesto grandissimo ogni tanto, fuori dai schemi, che parlava di uno sguardo dal cielo, i racconti dell'emergenza. Quella sera il teatro fu pieno, vendetti tantissimi libri, e da lì le varie pubbliche assistenze. Ne feci quasi tutte. Praticamente tutte. Insomma, dobbiamo dire che insomma, il ricavato della vendita di questo libro, di queste pubblicazioni che Sandro fa, ha uno scopo ben preciso, che mi dicevi prima, no? Quello di... Voglio anche ricordare e rammentare che anche le chiese hanno dato una mano notevole. Anche lì un caso, una ragazzina polacca ebbe un incidente sotto l'osimo, un brutto incidente. La ragazzina fu ricoverata in rianimazione, i familiari erano tutti polacchi, era difficile parlare con la lingua, i familiari sapevano che a Osimo c'era un parroco polacco. Questo parroco polacco capitò lì, gli capitò nelle mani il libro e mi invitò nella sua parrocchia, la Misericordia di Osimo. Tutto Osimo, tutte le parrocchie di Osimo, compresi due santuari, Campocavallo e San Giuseppe da Copertino, mi invitarono alla parrocchia, mi diedero l'opportunità, prima della fine della messa, di dire brevemente chi ero e farmi vendere il libro. Io avevo portato con me una mamma che un medico aveva soccorso la sua bambina, altre mamme che avevo soccorso i figli io, e mi facevano le ricevute. E io raggiunsi con una grandissima felicità il primo ecografo portatile da mettere su Icaro 01. L'ecografo che c'è su Icaro 01, quindi insomma sappiate che è insomma, frutto insomma, dell'opera, insomma, dell'empatia di Sandro di quello che ci ha messo in questi libri. Perché secondo me è importante il messaggio, cioè da momenti brutti, da momenti difficili, da momenti appunto di emergenza, da momenti in cui veramente hai nelle mani, Sandro, no? La vita delle persone, può scaturire, può sbocciare come un fiore qualcosa di bello, qualcosa di buono, che si materializza in un libro, ma poi tu, grazie alla tua esperienza, al tuo vissuto, lo finalizzi a fin di bene. Questo penso che sia una cosa... No, non bella, di più. Perlomeno questo libro in realtà ha aiutato più a me, mi ha dato più forza in questo periodo così. Darmi più forza e credere ancora nelle risorse umane, personali. E, avevo fatto la prima ristampa, andò via Ruba, si fece una seconda ristampa, avevo finito nel frattempo le pubbliche assistenze Croce Rosse della zona, della provincia d'Ancona, e avevo finito tutte le parrocchie di Osimo, ho detto va bene, bisogna che faccia un ultimo sforzo e mettiamo il secondo libro, il secondo ecografo portato. E il secondo ecografo, però dovetti fuori dal servizio di lavoro, tutto facevo, quindi turni, smonti notte, fuori, era abbastanza dura, era un periodo stanco, ho detto Dio, mi sa che ne la faccio, era il secondo ecografo. Invece capito, dico purtroppo, perché una famiglia aveva proprio vicino al 118 il reparto di patologia medica e questa bambina aveva una grave malattia, aveva solo 17 anni. Lui gli capitò tra le mani il mio libro, andò dalla mia caposala, lo voleva, pensate un po', non aveva il portafoglio dietro, però la caposala glielo regalò e lui ritornò con una beneficenza, fece
incredibile. Un sol libro e la famiglia Morzucci regalò 22.000 euro, quanto il prezzo di un ecografo portatile. E come io, in silenzio, una sera mi ero raccomandato che qualcuno mi aiutasse, ma non volevo un aiuto così. Però forse il destino aveva voluto questo. Il papà pensò, lui, che per giorni e giorni aveva assistito il suo angelo, la sua bambina, pensò che l'elicottero stava in cielo e che noi eravamo degli angeli, e anche la sua figlia era un angelo, e scrisse in questo ecografo il nome e il cognome di questa bambina, e fece sì che io, con una felicità incredibile, il 4 dicembre, Santa Barbara, insieme al mio direttore, responsabile dei soccorsi, ci facemmo per la prima volta una foto davanti a Icaro 02 e mettemmo questo ecografo su Icaro 02. Tuttora quell'angelo, quella bambina, Ilenia, volò sempre con noi, e quel suo ecografo ha fatto sì che salvasse tante vite. Allora, io lo dico sempre, mai come questa volta è calzante la definizione, il tempo è tiranno, i minuti di questa puntata, Sandro, sono volati, ma ti assicuro che tornerai ancora, anzi te lo chiedo fin da adesso, voglio che ritorni per testimoniarci ancora una volta, perché sono tante le cose che ti vorrei chiedere, ma sicuramente ci sarà motivo. Scusi, quanto tempo abbiamo? Abbiamo già sforato, Sandro. Allora, brevemente dirò che, come dice il detto, l'appetito vi è mangiando, e infatti io ho mangiato. In che maniera? Ho fatto sì che io, che conoscevo la realtà triste della rianimazione, all'interno c'erano i ragazzi, ma fuori c'erano i genitori che stavano sulle sedie, solite sedie, e addirittura tanti genitori donavano gli organi dei propri figli. Ho fatto sì che si creasse fuori dalle sale d'attese di queste due rianimazioni, divisione clinica, due posti letto per i genitori dei ragazzi che erano ricoverati lì, e tre posti, perché il locale era più grande, tre posti letto della clinica, e avevamo fatto sì che ci fosse l'aria condizionata, un bagno, un crocefisso, degli armadietti dove poter mettere le proprie cose. Poi il caso volle, nel 23 febbraio di 3 anni fa, tutto quel nevone, facevo pomeriggio in elicottero, il giorno successivo sarei dovuto andare a Fabriano. Il destino volle anche lì che io fui ospite, perché non c'era modo per andare a casa. L'azienda ospedali riuniti aprì alcuni locali per mandò a dormire infermieri, in modo che il giorno dopo poteva dare il cambio agli altri. Io dovevo andare a Fabriano, io mi ero trastullato fino a tardi, alla fine non c'era più posto, era rimasto soltanto tutto intero per me, reparto di oncologia de ospita. Io dormì in questo letto, una stanza bianca, c'erano sopra questi tre letti bianchi tre pompe siringhe bluastre. Mi addormentai, ero stanco, era verso mezzanotte, ricordo la neve ne fece tanta, addirittura ci cadde un pezzo di tetto che tuttora manca, sì, perché sì, era un riparo quello. Io mi svegliai di colpo, quando aprii gli occhi, fuori la neve scendeva sui lampioni. Però io non avevo capito, io mi svegliai, davanti a me vedevo la neve di un colore bluastro che scendeva sopra al letto, bianco, candido, bluastro, ed era un effetto ottico talmente incredibile che dopo qualche minuto capì che... Esatto, che fuori la neve scendeva sui lampioni, rifletteva la luce bluastra, faceva sì che quella stanza improvvisamente divenne colorata, bella. Allora da lì, ma già avevano iniziato, anche perché la Fondazione Ospedali Riuniti, siamo una squadra, la direttrice è la dottoressa Marisa Carnevali, e siamo una squadra dove tutti insieme abbiamo raggiunto degli obiettivi bellissimi, e tutti insieme abbiamo creato una sala
d'accoglienza presso il reparto della clinica oncologica, in modo che i pazienti dopo la terapia o escono, hanno divani colorati, fenicotteri, arcobaleni, un angolo lettura, un super televisore e colori vivaci che danno un tocco di vita, di grazia, che fuori il mondo c'è, la vita c'è ed è pronta ad aspettarli. Un altro era sotto Natale per i bambini, un albero grandissimo, cuscinoni, sempre divani colorati e destino volle, dove io dormì, anche nel De Ospita ci fu un'altra sala bellissima, divani colorati, tigri, colori sempre stupendi, luci particolari da bar, angolo lettura e grande televisore, e dove chi vuole tè orzo si servono da soli con la macchinetta. Ok, concludo così, perché con il secondo libro, certo. Ci sono tantissimi obiettivi. Ancora una volta la Fondazione Ospedali Riuniti mi ha sponsorizzato, ancora una volta abbiamo messo su un concerto 20 anni di più, ma in realtà con medici, infermieri, analisti, di tutto. Il Comune di Ancona ci ha ospitato, noi con ricavato abbiamo sponsorizzato i primi 2000 libri e questa volta Uno sguardo dal cielo, I colori dell'emergenza. Il continuo alla prossima volta. Dove lo possiamo trovare, così diciamo? Allora, innanzitutto il libro lo potete trovare tramite la Fondazione Ospedali Riuniti, che è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12, e tramite Facebook guardate bene che ci sono tutte le indicazioni per la spedizione e ne abbiamo venuti tanti, e poi io lascerò qui una dicitura che vi faremo avere, insomma. Va bene. Il numero di telefono, sono sincero, della Fondazione Ospedale, non me lo ma adesso noi ricordo, poi daremo in fine puntata anche i riferimenti. Magari, comunque, sì, dopo... magari fuori di questa serata, se mettete magari modo. Sì, adesso faremo, come dire, con il nostro, insomma, crawl tutti i riferimenti possibili, immaginabili, così potete eventualmente, insomma, contribuire con i colori dell'emergenza, no? Sì. A far sì che, insomma, tutti gli obiettivi che, insomma, la Fondazione e Sandro vogliono perseguire. Sì, scusi, una cosa importante che per correttezza devo dire, che mi stavo dimenticando, ma questa volta per far sì che il libro non fosse uguale all'altro, oppure tutto mio, ho messo all'opera non solo in emergenza, ma piloti, medici, infermiere, donne che hanno un'emozione da mamme diverse nel soccorrere i bambini e addirittura anche una ragazzina che ho soccorso io, per far sì che questo libro avesse veramente una marcia in più, oppure che volasse come l'elicottero. Noi ce lo auguriamo, perché è tutto a fin di bene. Allora, grazie, noi siamo andati veramente oltre, insomma, oltre il consentito, ma con una persona come Sandro viene facile. Avete sentito l'empatia e, insomma, l'emozione anche nei racconti di una vita passata a soccorrere le persone, ma da questa emergenza, da questa, insomma, sofferenza che alle volte ci può essere, si può trasformare in qualcosa di buono e di bello. Sandro Mangiacristiani tornerà nei divani di dopo cena. Grazie per questo primo appuntamento. Perché buonasera a tutti i telespettatori. Ecco, vogliamo sentire ancora da lui, insomma, quali sono i colori anche della speranza, oltre a quelli, no, della bellezza. Grazie Sandro per essere stato con noi. E, insomma, amici, cari amici di dopo cena, speriamo di non essere stati troppo lunghi, aver usufruito troppo della vostra pazienza, però, insomma, era meritoria questa durata. Grazie e ai prossimi appuntamenti con Dopo Cena. Ciao!